Il video di oggi non sarà assolutamente lungo, ma ci tengo a farvi vedere come importo e gestisco i contenuti che realizzo con GoPro nel computer. In questo caso io andrò ad utilizzare un Mac, ma il procedimento vale anche per Windows. Bene, vi ho già detto che oggi andremo a vedere come gestire i file realizzati con GoPro nel computer, ma ci tengo a fare un video che sia corto. Come si procede? Innanzitutto bisogna tenere a mente che ci sono due metodi per importare i contenuti sul computer. Il primo metodo è quello di utilizzare GoPro Quick. GoPro Quick è l'applicazione ufficiale di GoPro disponibile sia su Mac che su Windows. Il problema è che GoPro Quick non è proprio così efficiente come dovrebbe essere. Infatti mi è capitato spesso di avere problemi con il collegamento, soprattutto su Mac. Avevo un dispositivo Android e per gestire i file dentro il dispositivo Android avevo installato un'applicazione che mi permetteva di vedere i file dentro il telefono, e questa applicazione andava in conflitto con GoPro Quick, e quindi quando andavo a collegare GoPro con il cavo USB-C non me la riconosceva, mi veniva fuori tipo null sulla schermata e non potevo farci niente. Disinstallando quel programma si è risolto il problema, ma a mio parere questo primo metodo non è il miglior metodo da utilizzare per importare un contenuto sul computer. Il secondo metodo che vi mostro oggi invece è il metodo che utilizzo con qualunque mio dispositivo. Lo utilizzo sia con GoPro che con la Sony che sto utilizzando adesso, che con la Canon che è rimasta a Milano. Con qualunque dispositivo, a parte iPhone, utilizzo questo metodo. Andiamo a vederlo assieme. La prima cosa che andremo a fare, ragazzi, sarà quella di sfilare la scheda SD da GoPro e la scheda SD andremo a gestire direttamente dal computer sfruttando il lettore di scheda SD interno. E per fare questo andrò ad utilizzare l'adattatore della micro SD che troviamo di solito dentro la confezione della scheda SD. Se non sapete che scheda SD comprare per la vostra GoPro, ho realizzato un video in cui vi spiego come scegliere una scheda SD, lo trovate comunque qua sopra nell'info box, andate a dargli un occhio perché sono sicuro che troverete molte cose interessanti e utili. Quindi quello che andremo a fare sarà infilare la scheda SD dentro all'adattatore e andare a collegarlo al computer. Una volta che avremo inserito la nostra scheda SD dentro al computer, dovremo andare a creare una nuova cartella che io in questo caso chiamerò con la data e il nome dell'attività che ho svolto. Quindi oggi è 2020 marzo, quindi 03/17 trattino come importare i file, quindi cartella come importare i file. Da qui vado ad aprire la cartella e una volta aperta la cartella vado anche a vedere il contenuto della scheda SD. Il contenuto della scheda SD mi mostrerà due cartelle e due file. Quello che andremo a fare sarà aprire DCIM, che è la cartella con dentro tutte quante immagini, i nostri video, i nostri contenuti realizzati con GoPro. Andremo a selezionarli tutti e andremo a portarli dentro alla cartella appena creata. Ok, in questo modo. Ora, se voi realizzate video solamente con un dispositivo, potete lasciare tranquillamente così come è stato fatto e avete i vostri file sul computer. Altrimenti, un altro consiglio che vi do è quello di creare una cartella apposita per il dispositivo. Quindi andiamo a creare una nuova cartella e la chiamiamo GoPro Max. Andiamo a selezionare tutti quanti i file. Andiamo a selezionare tutti quanti i file tranne la cartella e portiamo i file dentro la cartella. In questo modo saranno tutti quanti raggruppati dentro la cartella GoPro Max e sapremo subito, immediatamente, quali sono i file che avremo realizzato con quella determinata telecamera. Questa cosa è una cosa molto comoda perché io personalmente, utilizzando più dispositivi, vado a creare più cartelle per i vari dispositivi. Poi in un video a parte vi faccio vedere come gestisco i vari progetti e quindi come riesco a separare, per esempio, nei progetti che durano più di un giorno, come faccio a separare il giorno 1 dal giorno 2. Insomma, vedrete un po' il template che andrò ad utilizzare, ma questo in un altro video. Pro Max tira fuori dei contenuti a 360 gradi oppure dei contenuti in modalità Hero. In modalità Hero non c'è problema, nel senso che noi possiamo importare sia inserendo la scheda SD dentro al computer oppure possiamo collegarla GoPro a GoPro Quick. Collegando la GoPro Quick, da GoPro Max vengono importati solamente i file realizzati in modalità Hero. Se vogliamo importare tutti i file realizzati in modalità 360 gradi, resta comunque indispensabile inserire la scheda SD dentro al computer. Mentre con GoPro
dischi rotto, avremo dei file identici a quelli della modalità Hero su GoPro Max e potremo andare a importare i nostri file tranquillamente sia con GoPro Quick che inserendo la scheda SD. Mi raccomando, utilizzate sempre un adattatore di scheda SD con dentro la micro SD della vostra GoPro, perché in questo modo avrete la certezza che i file 1 si sposteranno in modo più veloce e 2 si sposteranno senza perdita di informazioni, senza errori, senza niente. Può succedere che il file venga perso, mi è successo parecchie volte, ma mi è successo un paio di volte da quando ho questo canale YouTube. Perdere delle riprese non è mai bello, non cancellate subito i file che avete dentro la scheda SD, manteneteli dentro e poi li cancellate quando siete sicuri al 100% che i vostri file sono sul computer. Spero ragazzi che questo video vi sia tornato utile, ci tenevo a farvi vedere tutto quanto il procedimento che in genere io utilizzo per importare i miei contenuti da GoPro o da Sony o da qualunque dispositivo dentro al computer. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete qualche dubbio particolare collegato al come importo i miei file, i miei contenuti da GoPro al computer o da qualunque dispositivo al computer. Sarò ben felice di darvi una risposta e di aiutarvi nel caso doveste avere qualche dubbio. Detto questo, gente, ci vediamo al prossimo video in cui non so di cosa parlerò, ma sicuramente caricherò. Quindi ci siamo.